Devi cambiare termocamino? Questo è il momento giusto. Affidati a Helios, lo specialista dei termocamini a legna, pellet e nocciolino. Se abiti in Campania, oltre al beneficio del conto termico, la regione ti offre un contributo a fondo perduto di ben 4.000 euro. Sì, hai capito bene. Sostituisci il tuo vecchio termocamino con un biotermocamino 5 stelle e spendi solo pochi euro. Chiedi un preventivo gratuito. Ci trovi a Flumeri, zona industriale Valle Ufita. Helios 0825 44 3004. Info chiocciola heliostecnologie.it. Helios, il numero uno dei biotermocamini in Italia. Radio CRT, Working on a Dream. Radio CRT, Working on a Dream. Quanto è importante che il tuo materiale arrivi a destinazione integro ed in tempi certi? Allora affida le tue merci in mani sicure. Affidale ad Autotrasporti Fratelli Locchiatto. Fidati di chi opera da anni nel campo della logistica e del trasporto nazionale ed internazionale su gomma. Per carichi completi, parziali o di raggruppamento, scegli Autotrasporti Fratelli Locchiatto. Metti a tua disposizione un parco mezzi di grandi dimensioni, moderno ed efficiente, che garantisce la consegna di merci del settore siderurgico, automotive ed alimentare, sempre con puntualità e precisione. Locchiatto dispone inoltre di veicoli leggeri e personale altamente qualificato anche per trasporti urgenti entro le 24 ore. Autotrasporti Locchiatto si muove su tutto il territorio nazionale, ma viaggia con regolarità verso mete internazionali come la Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria. Autotrasporti Fratelli Locchiatto ha sede operativa a Mirabelle Clano, Avellino. Per info e contatti scrivi ad info@autotrasportilocchiatto.it oppure chiama i numeri 0825 43 19 35 342 53 39 221 oppure il 333 847 4891. Autotrasporti Fratelli Locchiatto, le mani più affidabili dopo le tue. Radio CRT, Working on a Dream. Radio CRT, Working on a Dream. Facciamo una puntata in esterna
con i ragazzi del Mario Puzo Film Festival, Corte a Capo, conosciuti meglio da tutti come Corte a Capo. Abbiamo qui Marilisa, Giovanni e Umberto come rappresentanti di questo progetto, che è un progetto importantissimo. Corte a Capo, il cinema dove il cinema non esiste. Quindi voi portate il cinema nelle periferie dell'Irpinia. E questa è la prima domanda, perché all'inizio, dal dopoguerra fino ai primi anni Ottanta, il cinema era proprio il momento di aggregazione nei paesini piccoli. Cosa è successo adesso? E in effetti, innanzitutto buonasera a tutti e grazie dell'invito, e grazie anche a Radio Talasi per averci concesso questo spazio. E in realtà sì, è proprio quello che dici tu, fino agli anni Ottanta i cinema rappresentavano il centro anche dei piccoli comuni, le persone andavano lì a vedere documentari, a vedere film, si incontravano. Poi a un certo punto questa cosa è finita a causa dell'omicidio, a causa della serie praticamente di internet, insomma, una serie di fattori che hanno portato poi il cinema ad essere più marginale, soprattutto in certe aree interne. E noi abbiamo provato 10 anni fa, quando abbiamo iniziato, a riportare almeno per un piccolo periodo dell'anno questo cinema al centro delle vite di questi paesi. Insomma, faticoso, molto, però anche con delle belle soddisfazioni, dei incontri come questo con voi e come tanti altri. Quindi la gente risponde, forse la gente ha di nuovo bisogno di un cinema all'interno di un paese, un bel Irpino. Forse sì, cioè nel senso che i riscontri che abbiamo avuto è che sì, la necessità di incontrarsi sotto lo schermo, in qualche modo di specchiarsi, perché quello schermo è anche un po' uno specchio, sicuramente c'è. C'è e forse è anche più imminente di quanto si possa pensare, nel senso che se sempre idea la gente non esce di casa, non c'è, però la partecipazione c'è, la voglia di vedere, a volte anche di raccontarsi, perché noi facciamo anche dei piccoli laboratori, a volte nei paesi, raccontiamo proprio storie dei paesi o argomenti attinenti alla realtà dei paesi, e anche questo, insomma, trova sempre un bel riscontro dalla gente. Quindi, insomma, noi dalla prima edizione fino ad oggi abbiamo avuto appunto un'evoluzione, come dice anche il tema di quest'ultima edizione, che però gira intorno a questo perno fondamentale, cioè che il cinema è ancora vivo dove sembrava morto. A proposito di evoluzione, comunque, non solo in Irpinia, perché da un po' di edizioni il nostro festival è iniziato a toccare anche il Sannio. Quindi il fulcro del festival, la base, la sede è Vendicano, un paese veramente al confine tra l'Irpinia e il Sannio, e stiamo riuscendo comunque a trovare collaborazioni nell'associazionismo e negli enti anche della provincia di Benevento. Il festival è dedicato a Mario Puzo, autore del Padrino, perché è uno sceneggiatore, non è un regista. Perché è dedicato a lui? A questo punto lo si chiede. Sì, non è un caso, diciamo, proprio dove c'è il festival, a 500 metri, è nato il padre di Mario Puzo. A Venticano. Non creiamo problemi. Che sarà sul confine attuale, perché precedentemente era perché Marilisa Pietro di Venticano e Pietro De Fusi prima era un unico comune. Sì. Quindi tecnicamente la famiglia di Mario Puzo ha origini a Pietra De Fusi, in una zona che noi definiamo a Basso Passo o anche Pozzillo. Poi ovviamente il padre di Mario Puzo all'inizio del Novecento è emigrato negli Stati Uniti, esattamente, e dopo una lunga vita molto stentata di Mario Puzo dopo i 40-45 anni è riuscito a sfondare scrivendo Il Padrino. Non è più tornato in Irpinia, non è più tornato in Italia. E abbiamo deciso in qualche modo di farlo tornare esattamente. Bello. Anche contro la sua volontà. Sì, contro la sua volontà. Ma è bello che non si è dedicato al regista, ma allo sceneggiatore, che comunque era una figura quasi secondaria per molti. No, in realtà è proprio questo il punto. Abbiamo riflettuto molto su questa cosa, perché mentre magari altri nomi, non so, Sergio Leone, Ettore Scola, sono spesso legati all'Irpinia, Mario Puzo, che è comunque un nome importante per la cinematografia, perché insieme a Francis Ford Coppola hanno creato un tandem che ha segnato veramente la storia della cinematografia. Qualcuno dice che Mario Puzo sta alla mafia, diciamo ai racconti di mafia, un po' come Dante sta al racconto dell'aldilà, nel senso, noi parliamo di Purgatorio perché c'è stato Dante, parliamo di Padrini, parliamo di organizzazioni criminali in un certo modo perché c'è stato Mario Puzo, è stato il primo. Forse se non c'era Mario Puzo oggi non avevamo, non so, Mario Fuori e Comune e queste cose.
ci siamo, vabbè, una deriva ci sta, una però deriva. Voglio dire, insomma, è stato il primo a parlare di certi argomenti, di portarli al cinema e di renderli così centrali proprio anche nel cinema, e quindi ci dispiaceva che questa cosa non fosse conosciuta proprio nei luoghi magari dove, dove lui è nato, perché poi non era molto noto anche alle persone del luogo, certo. Il fatto che forse perché c'è questa diatriba da Pietra del Mese Venticale, insomma, se perché qua... si è perso un po' probabilmente il ricordo, però comunque noi durante le nostre ricerche abbiamo fatto delle interviste sul territorio e siamo riusciti a trovare i parenti italiani, sì, di Mario Puzo, e ci hanno un po' raccontato la storia dello sceneggiatore, che ha anche un premio Oscar, quindi ci fregiamo a Venticano e Pietra così di avere un premio Oscar. Ah, diciamo che l'Irpinia, proprio per tradizione, ogni personaggio un po' famoso in particolare è Irpino, ha padre Irpino, è Irpino, sembra che poi Irpinia capo tutto il mondo, pure Rambo io ho scoperto da poco che in realtà era Irpino, cioè il personaggio che ha ispirato Rambo realmente esistito era Irpino. Irpini che trovano fortuna altrove. Altrove in America. Irpino di dove poi? Non ricordo bene di dove, però è stato presente ad un festival ad Avellino lo scorso anno, proprio lui personalmente a chi hanno dedicato un documentario. Questo soldato Irpino che ha dirottato un aereo americano perché pensava che l'esercito l'avesse tradito, tutta una storia. Ma torniamo a noi. Festival Mario Puzo, ma anche Corti a Capo, perché voi vi occupate anche di corti, soprattutto di corti. E il corto è un po' come... Possiamo dire anche Corti a Capo, perché già precedentemente facevamo un festival di cortometraggi, sempre a Venticano. Poi è stato interrotto per una serie di motivi per un po' di anni, e poi quando siamo ripartiti, Corti a Capo, per ripartire, diciamo, di nuovo... perché i corti sono un po' come nella letteratura e il romanzo, il racconto, no? C'è il romanzo che è lunghissimo, il racconto è breve, in letteratura e i racconti non è che funzionano tanto, i corti al cinema come funzionano? Non funzionano. Il problema dei vari di cinema, inteso come struttura, come distribuzione, assolutamente in Italia, mentre all'estero c'è, i corti fanno parte del circuito distributivo, tu vai al cinema, vedi dei corti, in Italia no, prima c'erano dei piccoli spazi in televisione, adesso anche lì vengono meno, quindi chi riesce a portare avanti il discorso corti sono proprio i festival come noi che si ammazzano, diciamo, per dare questo spazio. Però devo dire che un po' per i tempi che stanno imponendo una fruizione veloce, anche le serie TV vanno su tempi molto veloci, quindi devo dire che il formato corto piace molto, forse anche più del lungo, devo dire, noi nei nostri incontri che facciamo durante il festival ci rendiamo conto che, non so, alla serata di cortometraggi c'è più entusiasmo che magari al lungometraggio, che per carità, senza nulla togliere al lungometraggio, però magari richiede un po' più di attenzione, più di anche di un momento di riflessione, mentre il momento di riflessione sui corti assolutamente c'è, però è più breve, quindi riesce a conciliare meglio magari anche tra altre esigenze. Quindi c'è il circuito ufficiale, non li tiene in Italia assolutamente in considerazione, però è anche vero che sono, e qui sempre potrebbe aprire un dibattito, però da un lato sono palestra per nuovi autori, dall'altro sono proprio forma espressiva per alcuni messaggi che magari nel lungometraggio potrebbero sfuggire, potrebbero in qualche modo diluirsi, nei cortometraggi hanno un ottimo riscontro, trovo il proprio linguaggio ideale. Direttore, dobbiamo anche dire che il nostro festival, che cerca sempre la partecipazione in qualche modo del pubblico attraverso ovviamente workshop, laboratori, ma soprattutto cerca la partecipazione per i corti, soprattutto nella forma della giuria popolare. Quindi è bellissimo vedere nei piccoli paesi come le persone inizialmente sono un po' diffidenti, poi alla fine si appassionano al linguaggio del cortometraggio e iniziano a votare. E vogliono anche averla vinta in qualche modo. E c'è proprio il tifo, si creano le fazioni. E si creano anche dei piccoli dibattiti. Quindi persone che magari non hanno mai sentito parlare di cinema, attraverso il nostro piccolo festival, nelle aree più marginali, scoprono questa passione. E noi con l'immagine di una vecchietta a Trevigo che sta con la scheda e la matita a votare il corto, che davvero accade questo, lanciamo la pubblicità.
Devi cambiare termocamino? Questo è il momento giusto. Affidati a Elios, lo specialista dei termocamini a legna, pellet e nocciolino. Se abiti in Campania, oltre al beneficio del conto termico, la regione ti offre un contributo a fondo perduto di ben 4.000 euro. Sì, hai capito bene. Sostituisci il tuo vecchio termocamino con un biotermocamino 5 stelle e spendi solo pochi euro. Chiedi un preventivo gratuito. Ci trovi a Flumeri, zona industriale Valle Ufita. Elios 0825 44 3004 info@eliostecnologie.it. Elios, il numero uno dei biotermocamini in Italia. Eccoci qui, siamo ritornati qui a parlare di corti e quest'anno, anzi proprio oggi in realtà, è venuta fuori la finalmente una comunicazione dalla vostra pagina ufficiale in cui viene enunciato quello che è poi il programma di questo, non il programma, però diciamo il fil rouge di questa nuova edizione, la decima tra l'altro di Corti a Capo. Forme e evoluzione, corpi, paesaggi e presenze nel cosmo che ci circonda. Bellissima, è stata una poesia. No, sì, noi ogni anno, giustamente dicevi tu, adottiamo un tema che diventa un po' il collante, non so, per i workshop, per le presentazioni, per qualche documentario che produciamo, per alcune sezioni dei lavori in concorso o fuori concorso. Quest'anno Formi in Evoluzione, insomma, ci siamo un po' interrogati su questo decimo anno, no? Che cosa poteva rappresentare per noi, che traguardo poteva essere, se poteva essere un traguardo. Abbiamo capito che non è un traguardo, nemmeno un punto di partenza, diciamo, quindi stiamo un po' nel limbo, mettiamo Formi in Evoluzione, che ci troveremo sicuramente bene. No, al di là insomma degli scherzi, sì, l'idea è quella che comunque, nonostante il passare degli anni, come dice, avessimo pensato al primo anno a quale tema affrontare il decimo anno, magari avremmo pensato che certe manifestazioni potessero raggiungere una stabilità più definita, un'identità diversa, però ci siamo resi conto che forse la nostra identità è proprio quello di essere in continua evoluzione. Quindi l'importanza delle forme, intesa come corpi, intesa come paesaggi, e la consapevolezza che non restano mai uguali, quindi il nostro legame al territorio in qualche modo è in continua evoluzione. Quindi questo è stato il nostro marcio al decimo anno. Inoltre, c'è una cosa bellissima che voi fate, questo concorso di corti. Sì. Perché non lo spieghiamo, così magari se ci ascolta qualche appassionato. Sì, lascio fare l'appello. Ok, facciamo il festival, essenzialmente è un concorso. Ci sono varie categorie, non solo i cortometraggi. Inizialmente il festival si è concentrato sul cortometraggio, ma ormai siamo aperti nella decima edizione anche al documentario e al lungometraggio. Abbiamo diverse sezioni, di cui una sulla sostenibilità ambientale, supportata dal nostro main sponsor Officine Sostenibili, qui di San Giorgio del Sannio. Diverse categorie usano l'immaginale, a tema sociale, ovviamente abbiamo anche una categoria, quella che, della tematica ricorrente dell'edizione, quindi corpi in movimento, forme in movimento, forme in evoluzione. E per partecipare al concorso bisogna iscriversi sulla piattaforma Film Freeway oppure reperire informazioni su www.corteacapo.it. Tutto sul sito sicuramente sul nostro sito. Tutto. E sul poi sito. Insomma, per tenere la risposta alla tua domanda, chiaramente ogni sezione ha un proprio premio, ha una propria giuria che ringraziamo già da adesso. Che è una giuria di qualità, diciamo. Di qualità, addetti ai lavori, certo. Sì, ma soprattutto sono persone che spesso devono guardare, diciamo, una serie di quasi infinita di corti, quindi ne approfitto per ringraziare i giurati, per ringraziare i selezionatori, insomma, tutto questo lavoro che c'è alle spalle. Quindi, e non è ovviamente gli autori, perché senza di loro il festival non si fa. Quindi è un po' come un festival di Sanremo dei corti, c'è la giuria popolare, c'è la giuria tecnica, sì, e il voto da casa, che è quello che facciamo un po' noi. Bellissima questa cosa. E intanto ho strappato loro la promessa di tornare appena nel programma, così ci raccontano un po' gli ospiti di quest'anno, perché avete avuto degli ospiti importantissimi, avete avuto Ken Loach, avete avuto Pupi Avati, Nicola Piovani. Tutto gratuito, sottolineiamolo.
nella cavea di Venticano. Sì, fra mille difficoltà possiamo dire di aver avuto dei grandi nomi. Chiaramente credo si sia capito che il festival è stato un momento di difficoltà per noi, però ci piace affrontarlo perché insomma, come dire, poi alla fine gli frutti ci piacciono. Però sì, era un po' quello l'idea iniziale. Chiaramente il primo anno e il secondo anno sono stati anni di transizione. Poi negli anni successivi siamo riusciti a metterci un po' al regime, perché dei nostri obiettivi era quella di dare appunto al territorio, perciò il cinema dove di solito non è di casa, dove non sono di casa le proiezioni, dove non si è abituati a vedere sul grande schermo le opere, ma anche dove non è di casa l'incontro con l'autore, con il protagonista, con l'attore. E quindi questo era uno degli obiettivi, cioè portare non dei nomi famosi, ma degli autori, dei personaggi del cinema che potessero raccontarlo alle persone. E questo stiamo cercando di fare di anno in anno. Ovviamente tu hai citato Ken Loach, che per noi è stata una benedizione, un sogno occhi aperti, ma perché diciamo, ci ha consentito di conoscere, oltre che l'autore che conoscevamo già, anche la persona che è assolutamente in linea con le sue opere, che ci ha portato veramente tanto, sia da un punto di vista di visibilità, ma soprattutto dal punto di vista umano. Uno pensa magari che Loach arriva e vi dà un grande richiamo, come dire, dal punto di vista comunicativo, ma in realtà è più grande quello che ci ha dato dal punto di vista umano, cioè per farti capire che tipo di persona è Ken Loach, insomma, che ci ha dato veramente tantissimo, ci ha dato una forza di continuare, tra le difficoltà, ma continuare. E quindi così tutti gli altri, insomma, e ognuno che è venuto ha cercato di, devo dire, ha capito la realtà in cui si trovava e ha cercato di dare quanto più possibile al pubblico, insomma. Poco tempo fa. Probabilmente neanche gli ospiti si aspettano quando arrivano. Forse inizialmente non capiscono, cioè non sanno dove vanno. Veramente siamo nelle aree interne, siamo un festival senza red carpet che cerca anche un contatto fra l'ospite e il pubblico, un festival senza orpelli. Però molti di questi ospiti poi ci si trovano benissimo, per esempio Ken Loach, per esempio Sandra Milo, che è scomparsa da poco, ci ha lasciato veramente un'intervista a Venticano eccezionale. Nicola Piovani. Per esempio Sandra Milo, scusami se è stata una delle sorprese, perché sai, veniva con quel personaggio, per cui infatti ci ha fatto quella battuta di chiamare la bionda. In realtà lei ha fatto tanto cinema, però anche lei è entrata in un meccanismo in cui si è raccontata come attrice, come donna, come appassionata di cinema, ed è stata credo una delle interviste più interessanti che sono state fatte, perché è riuscito, cioè anche lei è entrata in questo mood di voler lasciare qualcosa a questi territori che incontrava, forse per la prima volta, non so, lei magari si è trovata in questa realtà, però è stato bello, come dire, ed è bello di anno in anno mettere da parte delle cose. Molto spesso ho conosciuto la parte televisiva di Sandra Milo, che insomma non è. Sì, magari tutti non va di. Non è delle migliori, possiamo dire, rispetto alla figura che insomma ha rappresentato lei anche a livello di diciamo di impegno sociale, perché non è. Sì, è stato, diciamo sì, impegno sociale, ma soprattutto l'idea che questa formula che noi abbiamo cercato, cioè di togliere la carta, togliere la parte patinata, diciamo, rimanere alla sostanza, alla fine ha premiato un po' noi come soddisfazione nostra, ma spero anche il pubblico, perché magari ha visto dei rapporti più diretti. Sì, quando c'è stato quello c'è stato bellissimo vederlo nel bar della piazzetta di Venticano, bello il traffico, che parlavo con chiunque. Quindi io vi invito a seguire la loro pagina Facebook, i social, perché postate tantissimo. Proprio in inverno, e questo glielo devo annotare, ma tantissimo via via che si avvicina la data, che quest'anno è dal 21 al 26 agosto. Non mi hanno voluto spoilerare nulla, nessun grande ospite, quindi anche io come voi sto aspettando il programma, anche perché Casa Naima come sempre è amica e partner del Mario Puzo Film Festival. Ora vi lascio con un'ultima domanda. Di solito chiedo qual è il libro più importante della vita di della persona che sto intervistando. In questo momento vi chiedo qual è il film che secondo voi bisogna assolutamente vedere e perché. No, comincio io, che sono sognatrice. Mary Poppins, ho 40 anni e tutt'oggi cerco di entrare nei quadri con un salto per fuggire dalla realtà e vivere in un sogno. E quindi per me Mary Poppins, che peraltro da pochi giorni è stato vietato ai minori di 12 anni.
Perché? Non lo so, ma comunque si vedono i risultati. Poi chiediamo a Giovanni, che tra l'altro, aspetta, faccio una piccola parentesi. Sì. Giovanni il 14 marzo sarà qui con una mostra bellissima, no, perché lui è un grande fotografo. Ci provo, e noi vi invitiamo a questa rivendita. Raccontaci il tuo film. Film, guarda, non so, posso dire più che altro un autore, Tarantino. Qualsiasi film di Tarantino, perché crea quella sospensione, quell'attesa che non sai mai dove vuoi andare a finire. Io l'adoro, però proprio perché è pazzo, perché è un po' imprevedibile. Sì. E tu segui e non sai come finirà, cioè questa è la genialata del film. E poi sono Tarantino. Sempre diversi. Sì. Poi ti trovi quella quella tuta gialla che fa la ninja, cioè sì, il genio del regista, il fascino del genio devi aspettare. Sì. Ecco invitati Tarantino, perché Tarantino di dove è originario? Del Pino. Facciamo un momento di Taurasi magari. E tu Alberto invece? No, insomma è un po' difficile onestamente dare un titolo per tutti, però posso suggerire un filone da vedere proprio per entrare nel mood cinema e quindi magari andarsi a vedere Effetto Notte, 8:30, tutti i film che parlano di cinema, così magari al festival abbiamo, come dicevo, una vita facilitata, qualcosa di comprato. Va benissimo, io vi ringrazio tanto la lezione per i libri, cioè, per i libri, che poi è anche un bel libro. Io vi ringrazio tutti, ringrazio la DCRT e restando in cinema. Se volevo lasciarti i saluti per Domenico, se lo vedi. Domenico, spero di non vederlo purtroppo per questioni contrattuali, abbiamo firmato un contratto di matrimonio, sarò costretto a vederlo. E restando in cinema di cinema, che la forza sia con voi, ci vediamo martedì prossimo alle 19. Ciao! Radio CRT, Working on a Dream. Aladino, esprimi un desiderio. Vorrei un buon caffè. Espresso. Chi ama il caffè trova quello che desidera da Expo Caffè, il negozio di cialde e capsule compatibili e macchinette a marchio Borbone, Lollo, Caffitali, Toraldo, Molinari e Nescafè. Vieni a trovarci e scegli. Expo Caffè, esprimi un desiderio. Espresso, di fronte al casello autostradale di Grotta Minarda. Info 0825 44 51 58. Devi cambiare termocamino? Questo è il momento giusto. Affidati a Helios, lo specialista dei termocamini a legna, pellet e nocciolino. Se abiti in Campania, oltre al beneficio del conto termico, la regione ti offre un contributo a fondo perduto di ben 4.000 euro. Sì, hai capito bene. Sostituisci il tuo vecchio termocamino con un biotermocamino 5 stelle e spendi solo pochi euro. Chiedi un preventivo gratuito. Ci trovi a Flumeri, zona industriale Valle Ufita. Helios 0825 44 3004. Info chiocciola heliostecnologie.it. Helios, il numero uno dei biotermocamini in Italia.